Buongiorno Alberto Marolda, sono le, ve lo faccio vedere, sono le 9 del mattino, siamo qua anche già da un po' in realtà con i lavoratori della EAV Bus e di alcune società che lavorano per la EAV Bus, siamo al deposito di Sorrento. Stamattina abbiamo di fronte a noi un lavoratore, Vincenzo, stamattina tutta la penisola si è svegliata senza autobus perché, vi facciamo vedere, sono tutti qua. Perché non c'è gasolio. Dici qualcosa, Vincenzo? Stamattina gli utenti saranno abbastanza incazzati. Abbiamo avvisato a voce l'utenza ieri. A voce. Perché purtroppo non è nemmeno la prima volta questa che succede. È un anno e mezzo che problema forniture, problema di gasolio, manca la liquidità, problema sugli stipendi, problemi sulle cessioni del quinto di stipendi, prestiti. Aspetta, allora andiamo, non ti buttare in questo inferno dantesco, partiamo dall'inizio, cos'è EAV Bus? Perché magari il servizio lo vede anche qualcuno che non è della zona, che non è campano, EAV Bus cosa fa? L'EAV Bus fa servizio di trasporto su gomma ed è partecipata da EAV Holding, che è la holding dei trasporti della regione Campania, quindi è un'azienda pubblica a tutti gli effetti. Quindi è socio della regione Campania, Sì, l'azionista principale, l'unico azionista della regione Campania. Noi stiamo seguendo ultimamente, la società è stata dichiarata fallita senza accorgersene, un po' come quel ministro allora, che aveva la casa a sua insaputa, insomma voi siete stati dichiarati falliti a vostra insaputa. Allora, la società è nata dallo scorporo 4 anni e mezzo fa del ramo gomma dalle aziende che facevano le attività di trasporto in regione Campania, regionali, SEP, Sametro Campania, Nord-Est, il circumvesuviano. Già 4 anni e mezzo fa tutta la campagna politica e sindacale piuttosto che veniva pubblicizzata come un'azienda che avrebbe dovuto conquistare il mondo. Lanciaste, c'era Unico Campania, ricordiamo che in Campania gli utenti pagano un unico biglietto. Fino a dicembre sarà così. Pagheranno, perché in realtà c'è una delibera recentissima. È stata ieri la regione ha deciso che ognuno si può fare i propri biglietti, perché di nuovo. Questo è un tumore, l'idea di Cascetta, Bassolino e gli ex amministratori della regione era buona, però nel concreto, nei fatti, si è dimostrata fallimentare. Che poi a causa del sistema col quale Unico dava i soldi alle regioni di trasporto, e frana tutto il castello. L'idea era buona per i passeggeri, con un unico biglietto potevano viaggiare in tutta la regione Campania. Quindi da Mondragone, dai confini con Lazio fino un solo a biglietto. Salerno. Però nei fatti le aziende si sono trovate in grosse difficoltà di fondi. La distribuzione dei soldi poi dopo dalla regione i soldi non arrivano a voi. Siamo in Italia. Perfetto, allora dovremmo dire anche che in Campania ci sono ben 139 società che si occupano di trasporto. È un paradosso, con tanti consigli di amministrazione, presidenti, costi enormi. Magari una società che fa solo un paesino. È la politica, le clientele che tutte le aziende pubbliche hanno messo. Quindi torniamo però alla storia recente. A questo punto è EAV Bus che ha 1300 lavoratori. No, 1270 più l'indotto. Più l'indotto. 8 lavoratori dell'indotto. Sono stati già messi a casa il 7 di novembre di questo mese. Indotto sono le aziende che fanno le pulizie degli autobus, che aggiustano. Officine, pulizie, che aggiustano. Sono già senza mentre tu parli, mentre noi parliamo, ce n'è qualcuno. E questi sono gli stagionali che sono rimasti a casa, che venivano a lavorare d'estate per il periodo estivo, sono stati lasciati a casa. Adesso c'è l'indotto e prossimamente noi rischiamo il posto di lavoro, noi in quanto dipendenti diretti. Perché c'è stata una procedura di fallimento e la società non se ne è accorta? La società è stata condannata a fallimento in contumacia perché non si è presentata in tribunale. Cioè, ricordiamo, noi abbiamo scritto la procedura fallimentare, io ti notifico che tu mi devi dare dei soldi e chiedo fallimento, ma tu ti puoi costituire in giudizio e difenderti e bloccare tutto. Di fatto loro non lo hanno fatto. Non lo sapevano, è stata notificata l'ex presidente Ossorio, poi è da capire perché il presidente vecchio risultava ancora alla Camera del Commercio presidente, non è stato fatto il cambio. Questo è importante, quindi probabilmente la notifica c'è stata, ma è stata fatta. L'azienda attualmente fallita sta facendo ricorso cercando di annullare la sentenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento. Fallimento significa che tutte le attività dovrebbero essere ferme, tutte le attività.
purtroppo, cioè, se fosse un'azienda di altri settori, pomodori, piuttosto che saremmo fermi. Siccome c'è da servire l'utente, un servizio pubblico garantito dalla Costituzione, il diritto a muoversi, alla mobilità, sia il prefetto, sia la regione, sia il tribunale, in accordo, si sta cercando di garantire il servizio. Mancano anche i pezzi di cambio, dietro di te c'è un motore smontato. Allora, praticamente in azienda noi siamo stati messi in liquidazione un mesetto fa, commissari liquidatori, dall'ente, dall'EAB. Quindi già prima del fallimento comunque c'era una situazione di liquidazione aziendale. C'era l'amministratore Como, l'avvocato in regione una settimana fa ha dichiarato che su 580 mezzi 100 erano idonei alla circolazione, solamente 100. Solo 100. Il problema è che mancano pezzi di ricambio, mancano... Per coprire quanti milioni di utenti? Problema, quanti milioni di utenti, lo sai? Non lo so quanti. Ma sono svariati. Non lo so, sono 15, non lo so. Il discorso, questa società nata per conquistare il mondo 4 anni e mezzo fa, di fatto... adesso ci sta una sentenza che il tribunale ha dichiarato il fallimento, ma è nata con il bilancio a posto per conquistare il mondo e nel tempo, anno dopo anno, ha accumulato debito, 10, 15, 25, 39, sembra, o ad oggi sembra che siano 50 milioni di euro di rosso che la regione proprietà non ha potuto o voluto ricapitalizzare. Era solo quindi questione non è, di non è tempo. Caldo, non è solo Caldoro, in realtà il male viene da prima. La vecchia amministrazione e la nuova amministrazione non hanno voluto, potuto, saputo risolvere. Quindi oggi ci troviamo in una situazione. Più passava il tempo e più si era quindi lampante. Oggi non ci sono stipendi per voi, non c'è gasolio per gli autobus. Che sono stati inseriti nel registro dei cattivi pagatori. Che l'azienda, il cessone del quinto di stipendio, ha trattenuto dalla busta paga il prestito delle finanziarie e non le hanno versate alle finanziarie. E stiamo facendo una vertenza anche per recuperare quei soldi che l'azienda ha trattenuto puntualmente. Quindi anche magari se uno si è comprato l'anno scorso un televisore non possiamo accedere ai finanziamenti delle società finanziarie. Niente regali di Natale. Siamo cattivi pagatori. Perfetto. Siamo stati bollati come cattivi pagatori.